Poco distante da Casa Roll e dal Valentino, in via Goito, al numero 6, c'era il cassetto della nonna, un delizioso negozietto di antiquariato e restauro di bambole francesi antiche, dove Gustavo Roll fece un rapido capolino e dove vide per la prima volta la sua proprietaria. Fu l'inizio di una lunghissima amicizia e il cassetto della nonna divenne nel tempo un luogo di assidua frequentazione fra Roll, Giovanna De Meglio e la figlia Simona, che scelse in futuro la professione artistica affascinata dall'arte di Roll. Simona Galeotti, figlia di Giovanna De Meglio, che fin da piccola era parte integrante del cassetto della nonna, questo luogo storico che ormai conosciamo tutti, dove Gustavo Roll si intratteneva facendo salotto, nella sua simpatia, raccontando barzellette, insomma era una persona molto coinvolgente. Simona Galeotti, come Gustavo Roll, ha praticamente la passione per la pittura, per l'arte, è un artista. Ho fatto molte mostre d'arte contemporanea, disegnavo da quando ero piccola. Con Roll comunicavo soprattutto attraverso questo discorso artistico, perché ero molto timida nei suoi confronti, specialmente quando ero più piccolina. E amo moltissimo dipingere le persone, fare i ritratti. Ho fatto anche tante mostre con installazioni legate al discorso dell'arte contemporanea. Comunque amo la figura. E qui ci sono dei ritratti che ho fatto a Gustavo pochi anni fa per questa mostra, Uno sguardo lungo 20 anni, che ho fatto qua in negozio di mia madre, presentata dal critico Guido Curto. Gustavo era molto contento di questa sua natura artistica. Vogliamo ricordare un episodio simpatico, il primo tentativo di approccio artistico di Simona Galeotti, bambina all'epoca, sì, per Gustavo Roll. L'ho disegnato a 13 anni, questo disegno dipinto, dedicandoglielo, e quando gliel'ho dato gli ho letto poi la dedica, che è questa. Spero che questo disegno esprima la mia grande simpatia che ho per te. Non è un disegno super, ma accettalo ricordandoti di me. E lui me l'ha ridonato dicendomi: cara Simona, ho molto apprezzato ed ammirato il bellissimo tuo disegno che hai voluto offrirmi. Ti sarò particolarmente grato se vorrai accettarlo in mio ricordo. Ogni qualvolta lo vedrai, penserai a me ed il mio spirito verrà vicino a te. 28 febbraio 1980. E per me questo è veramente un talismano, perché pensare di guardare questo dipinto e pensare che lui è vicino a me è per me una cosa bellissima. Sono grazie, veramente fiera. Grazie, grazie mille a voi per questa testimonianza. Il cassetto della nonna si sposterà alcuni anni dopo in un altro quartiere di Torino, in corso Regina Margherita 148, ma Gustavo Roll ci si recava frequentemente, quasi settimanalmente, spesso al sabato, accompagnato da Maria Luisa Giordano. Al suo arrivo, il cassetto della nonna diventava un allegro salotto. Buongiorno Giovanna, ci piacerebbe che ci raccontassi del tuo incontro di tanti anni fa con Gustavo Roll. Con molto piacere. Succede che io apro il mio cassetto della nonna, chiamato così anche perché è un ricordo della mia nonna, che è molto importante, nel 1975. Per fortuna il genere che io ho incominciato a collezionare, a trattare, perché ero figlia di Parigi, quindi ero sempre là, è diventato di moda. Quindi nel 1977 avevo in negozio la giornalista della Stampa, Simonetta Conti, che mi stava intervistando.
Entra questo signore, una bella figura con gli occhiali scuri, che guarda con interesse tutte le mie vetrinette, poi fa un inchino e se ne va. E Simonetta Conta mi dice: guardi che quello è il dottor Gustavo Roll. E io cado dalle nuvole, troppo importante, era irraggiungibile per me, io lo sentivo per televisione, sui giornali. Cosa ho fatto? Mi sono fatta coraggio e dopo due giorni, avendo letto il suo numero di telefono sulla guida di Torino, faccio il numero in mano alla provvidenza e io dico a lui: buongiorno dottor Roll, io mi chiamo Giovanna De Meglio, la prego non mi mandi via perché io tutta la vita che voglio conoscerlo, e poi scusi, è venuto lei nel mio negozio? Risponde: mia cara bambina, non solo non la mando via, ma noi saremo amici tutta la vita e poi oltre. Noi siamo come due rette parallele che si incontrano all'infinito. E così fu, incredibile. Veniva a piedi, veniva tutti i giorni e siamo diventati amici. E prima che mi ricevesse poi a casa sua sono passati 6 mesi. Ma in quei 6 mesi è stata una conoscenza che è sempre più diventata più concreta e più viva. Anche un giorno mi vedeva sempre a lavorare, mi dice: chiudi il negozio e vieni con me, e mi portava ai Principi di Piemonte a prendere l'aperitivo. Si interessava molto di quello che io trattavo ed era un argomento a lui molto interessante, perché poi vedendo la sua casa ho capito la sua cultura, ha fatto anche lui per 10 anni l'antiquario e poi era veramente un cultore dell'arte oltre ad essere un bravissimo pittore. Lui mi diceva che eravamo tutti maestri e tutti allievi, sempre così, quindi i nostri discorsi potevano anche essere piacevoli, anche simpatici, ma soprattutto erano altamente spirituali. Faceva proprio la diagnosi delle persone che entravano in negozio che non aveva mai visto. Cioè io all'inizio dicevo: ma questo signore si inventa, no, tante cose, perché erano troppo straordinarie. Una sera sono stata invitata a casa di Aldo Provera, nella sua bella casa nella collina di Torino, e vedo un tavolo frattino in questa bella sala coperto da un tappeto verde. Qui a capotavola si siede Gustavo Roll, io di fianco, l'altra persona dall'altro lato, altre due persone e di fronte capotavola c'era Aldo Provera. Gustavo chiede a Provera di portargli un mazzo di carte. Lui porta un mazzo di carte in Thomson, quindi io lo apro e mi dice di mescolarlo e di copparlo. Io lo mescolo, lo coppo e poi mi ha detto di metterlo sotto un coperchio di una grande zuppiera che era in mezzo al tavolo. Io alzo questo coperchio, metto questo mazzo di carte mescolato. A questo punto lui mi dice: che carta vuoi? E io dico: lotto di fiori. Lui mi dice: benissimo, allora vai a vedere da Aldo nelle tasche che cos'ha. Io obbedisco, vado, tocco in tutte le tasche e dico: non c'è niente. Ok, allora ritorna pure qui, tu hai scelto lotto di fiori, allora prendi il manico del coperchio e comincia a girare. È fatto. A questo punto mi dice: alza il coperchio. Io alzo il coperchio e cosa vedo? Vedo tutte le carte normali girare meno lotto di fiori. Mi dice di prenderlo, mi ha fatto andare vicino a lui, alzo il tappeto verde come lui mi ha ordinato, lo poso e lui non ha toccato niente e fa con un soffio e vediamo spuntare dalla tasca di Provera la carta lotto di fiori. E tutti rimangono stupiti di una cosa così, io compresa. Bon, finisce la serata in questa atmosfera, no, di magia e di suspense anche, e vanno tutti via. Quindi, quando finalmente siamo soli, gli dico: Gustavo, sei fantastico, sei un illusionista incredibile. Io mai visto, ne ho visti, ma come te nessuno. Ma dimmi come hai fatto, ti prego, raccontami. Poi, adesso abbiamo confidenza. E lui non mi dice niente, assolutamente niente.
Allora cosa ho fatto? Vado a comprare una scatola di plexiglass trasparente con due mazzi di carta sigillata e lo aspetto. Passa un po' di giorni e me lo vedo arrivare. Vedo arrivare Roll e lo sfido e gli dico all'entrata: Gustavo, guarda cosa ho comprato. E lui, senza scomporsi, mi dice: molto bene Giovannina, dimmi che carta vuoi. E io dico: voglio 5. Perché? Perché è il tuo numero. Di che segno? Di cuori. Perché? Perché mi vuoi bene. Va bene, allora cosa scriviamo sopra questa carta? Una cosa magnifica. E scrive amore. Ti ho detto un po' alla leggera. Gli piglia la sua matita di bambù e nell'aria dice delle cose. A un certo punto dice: è compiuto. Apri la scatola. Io davanti a tutti, non eravamo soli, c'erano altre persone, apro questa scatola, apro il primo mazzo, lo apro tutto per suo ordine e non succede niente. Invece apro l'altra parte e cosa succede? Che tutte erano girate, meno la carta di cuori con scritto amore. Con Simona abbiamo fatto anche la fotografia. Ora vi racconto la storia di questo bellissimo dipinto di Gustavo Roll. Quella sera ero accanto a Roll che stava dipingendo sulla tela le sue rose. Parlavamo del più e del meno, ma io non riuscivo a nascondere il mio dolore così grande che avevo nel cuore. E dissi: oh Gustavo, non resisto più, sono ormai 2 mesi che la mia gattina bambina di 4 mesi è scappata. Io abito al 6° piano e l'ho cercata in ogni angolo e dappertutto, ho chiesto il vicinato, niente. Non so se è ancora viva. Lui era assorto e pensava al suo lavoro, sembrava lontano e trascorse un bel po' di tempo nel silenzio assoluto. Poi si rianimò e disse vivacemente: Giovannina, il gatto c'è, il gatto è tornato. Dov'è? Chiesi io, incredula. Guarda, disse, fra le rose. Intravidi un musetto di gatto comparire nella sua tela. Ti ringrazio, Gustavo. Almeno lì il gatto c'è. Stai tranquilla, Giovannina, che il gatto c'è. Alle 2 di notte rientrai a casa. Certo, ero attenta e guardai bene e vidi sotto un automobile 2 occhi gialli. Gridai: bambina! Lei corse verso di me, magra, malconcia, la presi fra le braccia e la portai a casa. La lavai con acqua e alcol, gli diedi un po' di latte e poi mi legai intorno al collo un lenzuolo appoggiandovi bambina, che iniziò di nuovo a ron, rilassarsi. Alle 3 più o meno del mattino telefonai a Roll, non resistetti, che rispose subito come se aspettasse. Gustavo, dissi, avevi ragione, il gatto c'è, bambina, è tornata. Grazie, grazie infinite e perdonami se non ti ho creduto. E lui mi rispose: non preoccuparti Giovannina, è sempre lui, è lo spirito intelligente che ci guida. La gente che veniva in negozio gli parlava di cose che non poteva assolutamente sapere perché non le aveva mai viste, di dolori psichici, di dolori materiali. Come una volta era in mezzo a tanta gente, entra una signora che si mette un po' di lato, lui stava parlando, a un certo punto si alza, va da lei, l'abbraccia e le dice: non pianga più suo figlio. Era alto, 1,85, aveva un neo sulla guancia, gli ha raccontato tutto e gli ha anche detto com'era morto, l'avete trovato morto nel letto. Guardi che suo figlio è dietro di lei, è disperato, perché lei non lo lascia libero, lo lascia al suo destino, ognuno il suo percorso e lei deve saperle, queste cose sono sacre, ma io non la lascerò finché lei non è guarita. Mi commuovo ancora e così l'ha abbracciata fortissimamente al cuore, veramente. Queste sono le cose incredibili che ha fatto Roll. Proprio questa umanità straordinaria, questo cuore grande, no, che si donava agli altri. Ho potuto toccarlo io con mano e dire: allora esiste, si può fare del bene in questo mondo.
Questa è una lettera che mi ha scritto. Aveva preso una bella abitudine di venire, a volte di nascosto, ma di regola il sabato pomeriggio, e la gente piano piano è venuto a sapere. Allora, quando c'era troppa folla, poi lui cambiava giorno, ma era un salotto meraviglioso dove succedevano cose veramente straordinarie. Magari faceva degli esperimenti con le carte, andava incontro alla gente che aveva bisogno, come ho raccontato. Ma questa storia è così delicata che bisogna raccontarla. Eravamo tutti intorno a lui. Suona il campanello, entra una ragazza in negozio, bella, con i capelli lunghi un po' trascurati, con gli occhi un po' tristi, che mi chiede, mi può far vedere la scatolina che c'è in vetrina? Io prendo questa scatolina e le dico sì, è una scatolina in argento, gliela do, e lei la guarda e fa, mi dice quanto costa. Costa 120.000 lire. Grazie, fa lei, fa un inchino e poi se ne va. Ma Rolla ferma e dice no, non vada via, venga qui. Giovannina, prendimi la scatolina che voleva questa ragazza. Prende la scatolina e dice, lei come si chiama? E lei dice, io mi chiamo Isabella. E tu, Giovannina, quanto mi fai di questa scatolina d'argento? E io le dico, 70.000 lire. Allora lui chiama Isabella, prende la sua mano, le mette la scatolina dentro e le dice, questa gliela dono io, la tenga sempre con sé perché lei in questo momento ne ha molto bisogno. Siamo rimasti tutti emozionati, soprattutto questa Isabella che esce e se ne va. Passa del tempo, passa forse 2 mesi, così, mi vedo arrivare una ragazza, sempre bellissima, coi capelli molto lucenti, gli occhi brillanti, che mi dice, io sono Isabella, la ragazza della scatolina. Devo ringraziarlo per sempre, Gustavo Rol, che mi ha aiutata, perché io stavo prendendo la strada della droga e lui mi ha salvata. Nella vita spesso ci troviamo a dover partire di corsa, ma mai così di corsa come accade a Giovanna De Meglio nel suo negozio. Era un giorno qualunque del 1990 e il cassetto della nonna sarebbe diventato da lì a poco un trampolino di lancio e a premere il bottone Gustavo Adolfo Rol. A volte Rol non mancava di suscitare il mio stupore quando il suo atteggiamento era assente, perso in chissà quali mondi lontani. Un giorno, proprio in un momento simile, avvenne un fatto straordinario in cui fui coinvolta. Nell'avvertire la mia preoccupazione, si rivolse a me così. «Allora, Giovannina, vieni con me». Io lo guardai negli occhi, mi prese per mano e, in men che non si dica, mi ritrovai in sua compagnia, ma dove? Per le strade di Parigi. Ricordo ogni particolare, la passeggiata lungo la Senna, l'entrata a Notre Dame, la visita al Louvre e sotto la piramide di cristallo mi fece intendere l'importanza di questa struttura emanante positività e bellezza. Incontrammo persone con cui Gustavo si intrattenne a discutere tranquillamente. Ricordo la colazione al bistrò, la musica delle orchestre per le strade, il profumo dei fiori, eppure la stanchezza per il troppo camminare. Ad un certo punto, con espressione divertita, Gustavo disse, Giovannina, è ora di tornare. Mi ritrovai in negozio, accanto a lui, sorridente e felice come un bambino, chiedendomi, allora, ti è piaciuto? Non è stato straordinario? Non risposi. Mi sentivo stordita, per non dire sconvolta, ma anche fortunata per aver avuto il privilegio di un'esperienza così emozionante. Lui era fatto così, mi ripetevo continuamente per darmi una ragione. Grazie al cassetto della nonna e all'amicizia di Gustavo Rol con Giovannina, anche la sorella Anna Maria De Meglio, scrittrice torinese, instaurò con lui un'amicizia duratura. Ci troviamo in compagnia di Anna Maria De Meglio,
Gustavo Roll era un amico della famiglia di Meglio, che frequentava il cassetto della nonna di tua sorella Jo. Nel negozio di antiquariato. Sì. Negozio di antiquariato. Era un ex antiquario e quindi era appassionato anche queste cose. Si parlava molto di Gustavo Roll quando ero giovane. E allora ho pensato di mandare le mie poesie affinché le leggesse e per avere la possibilità di una conoscenza personale. Mi ero incuriosita di questo personaggio particolare, ecco. Allora ho mandato i miei libri di poesie, ma non ho ricevuto nessuna risposta. E mia sorella allora aveva negozio di antiquariato, che poi dopo si è spostata in Corso Regina. E lui entra con una sua accompagnatrice, si era camuffato con gli occhiali scuri e il cappello a metà fronte. E poi mia sorella Jo è intervenuta e dice: ma chi non conosce il dottor Roll? Anche le pietre ormai sanno di lei. Mia sorella Anna Maria le ha mandato i suoi libri di poesie, non so se lei può dirmi qualcosa riguardo. E lui è intervenuto dicendo che non aveva avuto ancora il tempo di leggere queste poesie, che però sa di averle ricevute. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di essere ricevuti a casa sua e così abbiamo fatto una diretta conoscenza, che di lì per oltre un ventennio fino alla sua morte abbiamo potuto avere il piacere e l'onore di averlo come amico. L'altro volto di Roll. Ho avuto la fortuna di avere in anteprima l'ultima versione, no? Che è stata un attimino anche rivista e l'ho letto tutto. Sì. E allora faccio le mie considerazioni. Giustine. Grazie. L'altro volto di Roll definirei tale appunto perché parla anche degli aspetti quotidiani di Gustavo, no? Che erano quelli che andavano magari al di fuori delle notizie sensazionalistiche. Perché, quindi un Gustavo si è parlato molto di lui. Positivamente, purtroppo anche negativamente, che c'è sempre, diciamo, l'ombra in tutte le cose, no? Però io ho capito che in lui esisteva sempre il fanciullo, il ragazzo, sì. Il giovane, anche un corpo invecchiato, che anni che portava benissimo lui, perché era molto alto, distinto, una bella persona. E aveva quegli occhi celesti proprio rimasti bambini. Con la limpidezza, limpidezza del fanciullo. Sì. E mi emoziona anche parlare di questo, perché lui era veramente così. Quindi, Gustavo Roll, quello dei prodigi, quello del bene quotidiano, quello della beneficenza, dell'aiuto, il pittore che conosciamo. Del calore umano anche che sapeva dare alle persone. Del calore umano. E lui, e questo è successo sovente, succedeva che all'improvviso fermava qualcuno per la strada e gli diceva: lei è in pericolo, deve andare subito a fare degli esami perché lei ha questo, quello. Lui vedeva dentro la persona, sì. Per lui eravamo tutti uguali. Oltre alle serate che lui aveva piacere ad avere con le persone illustri, sì. Però lui, come sappiamo, abbiamo già discusso di questo, si adoperava per tutti. Per tutti. E di fronte a un personaggio del genere mi sono sentita intimidita parecchie volte, certo. Ero anche molto giovane allora. Però ho detto: vale la pena che raccolga quello che so, senza andare oltre di quello che hanno scritto gli altri, che hanno avuto, certo. Magari delle possibilità più importanti, certo, diciamo. Certo. Ecco. Io nel mio piccolo ho scritto quello che ho saputo direttamente da lui e anche da conoscenti. Sì. È stato uno dei più grandi leggenti d'Italia, se non oltre. Sì. Però lui era schivo e diceva: non sono io che faccio queste cose, io sono il canale che convoglia l'acqua. E qualcuno di lassù, faceva proprio così con le mani, sì. Qualcuno di lassù, cioè sono stato scelto praticamente, diceva, io non ho scelto niente, nessuno. Si vede che sei una scrittrice perché è molto ben descritto e romanzato. La mia passione è la scrittura, già e da piccola. Ci sono anche delle cose abbastanza inedite, esclusive. Si parlava di questo, dell'incontro con il professor Zeglio. Sì, il professor Zeglio conosceva un ragazzo allora. All'epoca un ragazzo. Sedicenne che i giornali e le televisioni parlavano di questo giovanissimo veggente. Si sono incontrati il professor sì. Zeglio, Gustavo Roll e il giovane Roberto Casarin. Sì. E i due hanno vissuto un'esperienza trascendentale insieme. Sì.
Quando, accompagnato dal dottor Zeglio, la snella figura di adolescente, avvolta in un ampio e scuro mantello, varcò la soglia di casa mia, una sensazione indefinibile mi pervase. Questo è Rol che lo dice. Sì. Il ragazzo salutò con un cenno del capo e i ricci castani si mossero coprendogli in parte la fronte alta. Il volto smunto gli conferiva una trasparenza quasi irreale, in contrasto con le labbra rosse e carnose, mentre gli occhi, dalle intense tonalità verde-azzurro, parevano riflettere l'immensità dei mari e i particolari riflessi degli spazi celesti. Mi stavano osservando con curiosa reticenza. In essi percepii subito la storia antica che si portava dentro. Condizione di creature un po' al di fuori della norma. Io stesso ero a conoscenza del disagio e anche dei vantaggi di simili requisiti. Dopo il rituale dei convenevoli, senza indugio, esortai il ragazzo a soddisfare la richiesta di Zeglio. Indicai loro le poltrone davanti al caminetto scoppiettante. Roberto Casarin prese posto, abbandonò le braccia sui braccioli, allungò le gambe e senza indugio iniziò la tecnica del rilassamento, condizione necessaria per giungere, attraverso la concentrazione, alla meditazione profonda. Ora voglio chiederti, cosa ti ha lasciato personalmente Gustavo Rol? A parte il Gustavo Rol dei prodigi, quello sensazionalistico. Concentrarsi sulla spiritualità e sull'animo delle persone, è questo che mi ha lasciato. È un messaggio comunicato più che con le parole, con i fatti. Un cammino il suo, capace di voli pindarici, dove lo spirito anticonformista si chetava e leniva con parole di illuminante speranza i disagi di coloro che, poggiando il capo sulla sua spalla, cercavano conforto. Proprio a due passi dal cassetto della nonna di Corso Regina Margherita troviamo il santuario della Madonna della Consolata, un luogo molto importante per Gustavo Rol, nato proprio nel giorno della Consolata. Un luogo dove Gustavo, cattolico praticante e devoto mariano, si recava spesso a pregare e a chiedere delle grazie. Era sua abitudine, in quel giorno, come ci racconta Giovanna De Meglio, partecipare alla processione e alla Santa Messa, per poi proseguire i festeggiamenti del suo compleanno presso il cassetto della nonna. Apriamo ora un capitolo significativo della vita di Gustavo Rol. Quello che passa dalla spensieratezza dell'infanzia a quello dei doveri. Gustavo Rol trascorse la sua infanzia tra Torino e San Secondo di Pinerolo, dove la famiglia aveva una residenza del Settecento. Inizialmente di carattere chiuso e con modesti risultati scolastici, si appassionò in seguito allo studio e alla musica, imparando a suonare il pianoforte e perfezionando la conoscenza del violino. La famiglia era agiata, il padre Vittorio era un noto avvocato e nel 1909
verrà nominato direttore della Banca Commerciale Italiana di Torino. La madre, Marta Peruglia, era figlia dell'avvocato Antonio, presidente del Tribunale di Saluzzo. Gustavo aveva due fratellini, Carlo, nato nel 1897, e Giustina, nata nel 1900. Una terza sorellina, Maria, sarebbe arrivata nel 1914. Nel 1921 intraprese la carriera giornalistica. Nel 1923 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza alla Regia Università di Torino, dove si laureò qualche anno più tardi. In seguito studierà anche scienze commerciali a Londra e si interesserà di biologia. Nello stesso anno si iscrisse al corso allievi ufficiali di complemento. L'anno successivo sarà nominato sottotenente e quindi congedato. Tra il 1925 e il 1930 lavorerà in giro per l'Europa in qualità di dipendente delle filiali Comit, Marsiglia, Parigi, Londra, Edimburgo. A Parigi, in un caffè, conoscerà la ragazza che diventerà sua moglie, Edelna Reschnunzen, 3 anni più tardi diventerà la signora Roll. Gustavo era solito presentare Elna con orgoglio, facendo notare che ben 17 re hanno fatto parte della sua famiglia. L'interesse verso le possibilità interiori dell'uomo iniziò a Marsiglia, dopo essere stato misteriosamente attratto da un mazzo di carte in una vetrina. Si chiese allora se fosse possibile organizzare il proprio cervello in modo da riuscire a stabilire il colore di una carta coperta. Iniziò da quel giorno ad allenarsi, fino a che un giorno riuscì a indovinare il colore di alcune carte di fila e poi un numero sempre maggiore, finché a Parigi riuscì a percepire l'esatto colore di tutte le 52 carte presenti in un mazzo. Il 28 luglio del 1927, annotò nella sua agenda, ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. Ho perduto la gioia di vivere. La potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla. Era evidente in lui l'euforia e la grandezza che lo pervadeva, ma durò poco, come lui stesso ha descritto. Era un sabato. Scesi sui Campi Elisi, era molto tardi, e c'era una bellissima luna piena. Mentre camminavo riflettevo, sono l'uomo più potente della terra. Tutte queste cose mi apparterranno, perché pensavo alla potenza sotto forma di possesso materiale. Ero così felice e continuavo a ripetermi, sono al di sopra di tutto questo. Sedetti su una panca, un uomo seduto accanto a me chiede gentilmente, per favore, può dirmi l'ora? Distrattamente gli tendo l'orologio perché lo guardi. Con la luna piena ci si vedeva perfettamente, come se fosse giorno. Un attimo dopo l'uomo mi chiede ancora, scusi, può dirmi l'ora? Io mi volto a guardarlo e vedo che è il bastone bianco. È un cieco. Allora mi sono detto, io voglio che quest'uomo veda. Voglio dargli la possibilità di leggersi l'ora. Le ho preso la mano, ho pensato al colore verde e gli ho detto, lei deve vedere questo mio orologio. Immagini il colore verde. Anche lei vedrà l'orologio. Anche lei deve vedere. Ho provato tante volte, ma non ci sono riuscito. L'ho accompagnato a casa e sono diventato triste. Il senso della mia potenza era scomparso. Allora iniziò per Roll un periodo di crisi profonda che lo portò a rifugiarsi in un convento. Dopo 3 mesi, sua madre lo andò a prendere, convincendolo a sfruttare queste possibilità per fare del bene. Nel 1934, subito dopo la morte del padre, Roll lasciò l'impiego in banca, professione che non l'aveva mai attratto, ma che aveva intrapreso solo per compiacere il genitore. Voleva fare il giornalista, ma poi decise di dedicarsi al commercio di oggetti antichi, per i quali aveva sempre avuto una grande passione.
aprì, durante la guerra, un negozio di antiquariato. La sua fama si era diffusa fra l'élite politica e aristocratica di tutta Europa e i capi di Stato di molti paesi desideravano chiedergli consiglio. De Gaulle, Mussolini. Anche Hitler lo voleva conoscere e inviò i suoi a cercarlo. Per ben 3 volte gli uomini del duce lo hanno nascosto e sottratto alle SS. Durante la guerra a San Secondo di Pinerolo, Roll ha salvato molte persone condannate alla fucilazione. Si era impegnato nel fare esperimenti in presenza degli ufficiali tedeschi in cambio della vita dei prigionieri. Per ogni esperimento avrebbe salvato una persona. Renzo Allegri, nel libro Roll, il mistero, ha raccontato questo episodio. Un giorno, a Pinerolo, un comandante tedesco aveva messo al muro un gruppo di partigiani. Roll accorse a chiederne la liberazione. «Sono innocenti, non hanno commesso niente di male», diceva. «E lei come fa a esserne tanto sicuro?» chiese il comandante. «Alla stessa maniera con cui sono sicuro di conoscere cosa contengono i cassetti della scrivania della sua casa ad Amburgo», rispose Roll. E cominciò a descrivere minuziosamente gli oggetti che quel comandante aveva nella sua scrivania, soffermandosi sul contenuto di alcune lettere privatissime e di documenti segreti. Il tedesco, confuso e spaventato, liberò immediatamente i prigionieri. Molti sono gli episodi nel quale Gustavo Roll rischiò personalmente la vita per salvare altre vite. Per questo motivo, nel 1945, ottenne un riconoscimento per il suo operato da parte del sindaco di San Secondo di Pinerolo, a nome del Comitato di Liberazione Nazionale, che così recitava. Signor Roll, avvocato Gustavo, oggetto, ringraziamento. Adempio al dovere di ringraziarla vivamente, anche a nome del Comitato di Liberazione Nazionale, per tutto quanto ella ha fatto durante l'attuale guerra per il bene di San Secondo e in speciale per la popolazione di San Secondo. Il coraggio da lei dimostrato, in circostanze difficilissime per risolvere situazioni che interessavano la vita o l'interesse altrui o delle generalità degli abitanti, la saggezza, serietà e l'autorità dimostrata a suo tempo verso chi di ragione valsero a salvare la vita e i beni di singoli e di molti sansecondesi. Questa amministrazione e la popolazione tutta, che hanno apprezzato i suoi generosi atti, le saranno molto riconoscenti e confidano che ella vorrà continuare a coadiuvarla nell'opera di ricostruzione e nella ripacificazione degli animi. Il sindaco. Dopo gli anni 60, Gustavo Roll decise di chiudere il negozio di antiquariato e di dedicarsi a tempo pieno alla pittura, all'approfondimento dei suoi studi e all'aiuto del prossimo. Mancato all'età di 91 anni, all'ospedale San Giovanni Battista Molinette di Torino, le sue spoglie terrene sono state riposte nella cappella di famiglia a San Secondo di Pinerolo, vicine a quelle dei suoi cari. Sulla lapide troviamo scritto: Dottor Gustavo Adolfo Roll, capitano degli Alpini, figlio di Vittorio e di Marta Peruglia, 20 giugno 1903, 22 settembre 1994. Sposato il 17 dicembre 1930 con Elna Resch Knudsen, norvegese,
tanto adorata grande signora, 17 regnanti nella sua famiglia. Per il di lei desiderio, le sue ceneri riposano nelle acque del fiordo di Oslo. In ricordo delle azioni eroiche e delle vite salvate durante la Seconda Guerra Mondiale, il 6 novembre del 2005, l'allora sindaco Giorgio Cozzi, in presenza di Arturo Bergandi, inaugurò a San Secondo di Pinerolo la piazzetta Gustavo Adolfo Roll, che si aggiunse alla già presente via Roll, dedicata alla loro famiglia. Il 23 febbraio 2018, in seguito alle votazioni degli studenti per l'assegnazione di un nome all'Istituto di Scuola Media Superiore di San Secondo di Pinerolo, vinse Gustavo Adolfo Roll con il 67% dei voti. L'eco di Gustavo Roll prosegue incessantemente e senza fine. Libri, documenti, testimonianze, iniziative e conferenze si alimentano di continuo nel mondo. È un'onda inarrestabile che ne alimenta la grandezza e il ricordo. Nella data della sua dipartita terrena si svolgono in Torino diverse sante messe commemorative, come la celebrazione alla Chiesa Gran Madre di Dio a Torino, dove centinaia di persone partecipano ogni anno. Tanti ricordi di quell'uomo. Andava in pasticceria con Yolanda di Savoia, li avessi visti appellare i marroni la sta. Mio padre diceva altezza, gli porto il grembiule bianco, no, io voglio il grembiule di sacco come tutti gli altri. Bisogna imparare da certi signori. Signori si nasce, non si diventa. Ti ricordi quando veniva nel negozio anche in via Goito, che vi vedevate lì, se... che bello, Jenny, che bei ricordi abbiamo. Tanti ricordi. Il fatto è che io ho conosciuto prima te, poi casualmente ho conosciuto Roll e poi ti hai detto, io lo conosco da sempre, mi hai detto. Tutte delle combinazioni. Ha detto a mia madre, avrà una figlia e la chiamerete come la sua mamma, che si chiama Jenny. E a 3 anni si romperà il femore. E io mi sono rotta il femore. Mamma mia, che colpo. E facevo la ballata sul letto. Poi sposerà non uno di Pinerolo, uno della provincia di Cuneo, avrà 3 figli maschi. Mia mamma ha scritto tutto. Io avevo molto. Ma sentiva le cose. Mi ha aiutata molto. Mi ha voluto bene come una figlia. Lui non aveva figli per me. Ero la sua gemmuccia. Come li avevi conosciuto Gustavo? Gustavo veniva in pasticceria. Sua madre veniva lì, aspettava allora diceva la predica, andava in chiesa in Duomo e lui andava in pasticceria a bruciare le cappelle. E anche a mangiare perché era goloso. Caro giurigo che ha mangiato di mio padre. Era golosissimo, no? Molto. Castino, non sei un pasticcere, sei un artista. La decorazione. Si passeggiava, io, lui, su e giù, vicino a Notre Dame. Si stava tranquilli, lui si ferma, mi dice devo fermarmi, Gemma vai in un bar, che io devo andare a chiamare della gente. Sono andata in un bar, lui è partito, è andato a chiamare la polizia, scavate qua, in profondità, troverete una cosa interessante. Questi qua a scavare non volevano, già spacchiamo, fate cosa volete. Ha chiamato un personaggio di Parigi che ne ha sentito parlare, ha scavato, hanno trovato il busto, niente meno, del grande Napoleone. Quello che l'ha, è lui che l'ha fatto trovare.
è nato proprio, lui diceva sono nato disgraziato, perché è una sofferenza. Come è nato questo incontro con Gustavo Roll? Veramente è un incontro un po' strano, perché io sapevo di Roll che esisteva, ma non ero mai interessata, perché sapevo da mio padre che l'aveva frequentato da bambino. Abitavano nella stessa casa qui a Torino, erano ragazzini, mio padre era piano di sopra e invece Roll era piano di sotto, si scambiavano le figurine. Faceva tenerezza quando parlava di questo incontro con mio padre, perché mi raccontava come erano i miei nonni. Poi invece il caso ha voluto che ognuno si è fatto la propria famiglia e si erano distaccati e non si erano mai più incontrati. Solo una volta Gustavo aveva incontrato mia madre, che era incinta di me, e le aveva detto tu avrai una bambina. E infatti poi sono tornata. Sei arrivata. E poi invece alla morte di mio padre, eravamo così tristi, sì, mia madre ed io, che ci diceva ma guarda, abbiamo detto vediamo se è il caso di telefonargli, perché ci consolerebbe molto. Noi abbiamo telefonato e lui è stato molto esauriente al telefono, mi ha fatto sentire fisicamente addirittura la presenza di mio padre, tanto io scoppiai in lacrime. Lui mi disse guarda, non è ancora arrivato il momento adesso, però fra qualche anno ti prometto che ci incontreremo, non ci lasceremo mai più. Tanto poi passarono gli anni, dice ormai non c'è più niente da fare, non si sarà più ricordato. Invece un giorno arriva la sorella Maria Roll, che abitava qui vicino, con cui avevamo continui rapporti, che viene qua e dice tutta emozionata. Mi ha telefonato Gustavo, ha detto che vuole vedere, ha detto a me, te e tua madre. Finalmente lo vediamo e quegli occhi penetranti mi sono entrati nell'anima. Ha detto, mia cara bambina, in tedesco, mein liebes Kind. Lui scoppiava in lacrime, una cosa così, sì. Sentire mio padre lì vicino a lui. Sono rimasta colpita, commossa. E questo è il primo impatto. Poi mi ha fatto vedere il quadro che aveva promesso a mia madre. Mia madre aveva avuto il coraggio di chiedergli un quadro, aveva dato a mia madre, quello dedica a mia madre. Ho detto non lo vedrò mai più perché è troppo da fare quest'uomo. Il giorno dopo ho avuto un coraggio da leone, gli ho telefonato, l'ho ringraziato tanto dell'accoglienza e poi gli ho detto scusi, dovrei chiederle una cosa. E mi dà del tu, io andavo da lei, dice non potremmo avere un altro quadro noi, mio personale, cara bambina, ad una condizione, se vieni tutti i pomeriggi a trovare questi due poveri vecchi, me e mia moglie. In quel periodo lui non usciva perché era convalescente da una brutta influenza. E allora io non aspettavo di meglio, tutti i pomeriggi alle 4 scendevo, arrivavo lì, mi sedevo vicino a lui, mi faceva sentire le telefonate, che viva voce, così mi ho cominciato a capire chi fosse veramente lui. E poi mi fece un bel quadro di rose. E poi dice, adesso voglio introdurvi nel mio mondo e vi inviterò agli esperimenti. Io faccio di sera, ma bisogna iniziare dalle aste per arrivare dall'asilo fino poi all'università. E poi man mano vedevamo delle cose straordinarie, fantastiche. La cosa che ti ha lasciato di più dentro? Mi ha lasciato l'amore per il prossimo, incondizionato. Cercare di dare quello che abbiamo, di dare, uno più dà più riceve. Proprio devo dire che io ho scritto questi libri a volte con fatica, non ho guadagnato niente praticamente, però non mi interessa quello, perché vedo che quando la gente legge questi miei libri trae conforto, sentono che io dico la verità. Un giorno che eravamo in macchina insieme, mi fa fermare lì vicino via Madame Cristina e mi dice tu scriverai su di me. Ho detto no Gustavo, con i grandi scrittori, i giornalisti che frequentano casa tua cosa scrivo io? Sì, perché tu vedi, hai visto tanto e dice devi scrivere la verità, tu scrivi la verità e la gente lo percepisce. Io ho seguito numerosi suoi esperimenti, tantissimi, migliaia, perché poi quasi tutte le sere mi faceva andare da lui e poi lui regalava queste cose agli ospiti. Gli ospiti invece il dottore che doveva... A me non dava mai niente. E mi ricordo che poi lui mi raccontava sempre dei bottoni di Napoleone, c'era stata appunto questa battaglia a Marengo e lui era andato sul posto, aveva fatto scavare e aveva tirato fuori questi bottoni di osso delle giubbe dei soldati napoleonici. E ne aveva presi parecchi
e poi li regalava agli amici o alle persone che lui interessava di più. E mi diceva sempre, no, ancora 4-5, bisogna che uno te lo dia a te, mi raccomando, no, no, ma uno è per te, Stefano. Poi così, tutte le volte, ne devo dar via uno, un giorno mi dice, guarda, mi dispiace, ne avevo ancora uno, era il tuo, ma ho dovuto proprio darlo via. Ma comunque non importa, perché intanto a te arriverà. Io ho detto, va bene. Sono passati parecchi anni e una signora mi ha lasciato il bottone di Napoleone. Infatti io il bottone di Napoleone è già montato come spilla in oro, molto bello, è un po' portafortuna. Questo tavolino, Luigi XVI da centro, che il re aveva regalato prima di andare via da Torino alla nonna di Erol che si chiamava Cesarina Balbo. Un giorno, era un pomeriggio, stavo operando un'urgenza alle Molinette, quando si affaccia alla sala operatoria un'infermiera e mi dice «C'è un certo dottor Roll che la cerca al telefono». Beh, io dico, chieda cosa vuole. Quella torna e mi dice, mi ha detto che se lei non va subito da lui, non lo trova più vivo. Perché le dico, guardi, gli dica che appena finito d'operare, è andato da lui. Finito l'intervento, vado in macchina di corsa da lui. Suono, viene lui a aprirmi. Lo guardo e lui mi fa, se aspettavo te a quest'ora sarei già morto. Ho dovuto fare tutto da solo. Però non mi ha mai detto cosa era capitato. Esistono inoltre molte testimonianze relative agli interventi post mortem di Gustavo Adolfo Roll. Segni, prodigi, accadimenti, piccoli e grandi, sincronismi e molti sono i tributi che le persone gli hanno dedicato. Non l'ho conosciuto Gustavo, ma sono stata incuriosita da questo libro, Roll l'incredibile. Anche ero vicino al caminetto, stavo leggendo il suo libro e ho sentito, mentre stavo leggendo, un tintennio. Tin, 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 mi giro, cos'era? Era una perla che saltellava, era partita da vicino al caminetto e è andata a finire vicino al balcone. Al che mi alzo, prendo la perla e dico, ma da dove arriva questa perla? Io mi sono toccata, non avevo nulla, non avevo orecchini, collane, dico, ma da dove arriva questa perla? Al che mi incrocio con lo sguardo suo e dico, oddio, e poi sento un effluvio di borotalco. Io prendo la perla, vado in chiesa e la vado ad innaffiare con l'acqua santa, quindi ha viaggiato con me più di 2-3 mesi questa perla. Poi a un certo punto mi reco nella chiesa di San Carlo. E lì non c'era l'acqua santa, al che ho chiesto al custode se mi dava uno sgabello perché è molto alta l'acqua santiera. Morale, ho perso la perla. Preoccupatissima sono andata, mi sono recata dal professor Giordano e gli ho raccontato l'aneddoto. Dico, professore, ho perso la perla. Lui scoppia a ridere e mi dice, ah, ah, ma non si preoccupi signora, ma vedrà che gliela farà trovare. Ma lui è un burlone, scherza, quanti scherzi ha fatto a noi. Ma vedrai che la troverai la perla, magari la troverai anche più grande. Io goduta da questo suo messaggio, dico, ma speriamo. Passano un po' di mesi e ero qui nella mia maison, devo andare, ho chiamato mio marito, dico Franco, io devo andare nella chiesa della Consolata, mi infilo il cappotto, vado in chiesa. Prima di entrare ci sono due gradini, mi giro dal lato destro e vedo una cosa bianca che luccicava
ed era la perla. Il giorno dopo mi reco al mercato e questa conchiglia era posata su un banco di abbigliamento e dico: ma che bella! E la signora mi fa: signora, gliela omaggio. Dico: ma come, non ci conosciamo? Ho messo le mani in tasca, avevo solo 2 euro, glieli ho regalati, insomma. Arrivo a casa, prendo la perla, infilo qua dentro e lei, guardate dove se ne va. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, per me è stata un'emozione. Mi reco subito dal professor Giordano e dico: professore, ma ha ragione lei, ho trovato la... E gli ho raccontato l'aneddoto. Lui scoppia a ridere e dice: ma gliel'avevo detto, lei deve avere fiducia, perché Gustavo faceva di questi scherzi. Il profumo, allora mi sono attivata per creare il profumo, perché quando ho raccolto la prima volta la perla ho sentito questo effluvio di borotalco e io non sapevo nulla che a lui piacesse il borotalco. Avevo sempre paura, al che ho cercato di parlare sempre con le persone che lo conoscevano bene. Io ho fatto una telefonata alla dottoressa Caterina Ferrari. Le ho raccontato per telefono di questo aneddoto e lei è venuta a trovarmi. E mi dice: signora, lei vada col suo istinto, lui amava profumarsi. Il professor Giordano annusa il profumo e mi fa: ah, ma qui c'è del tabacco. Perché, dico, fumava e io non sapevo, e gli ho messo il tabacco. Berganti mi fa: oh, ma io vedo il dottor quando esce dalla doccia che si metteva tanto di quel borotalco. E dico, guardala. E io tutte queste cose, credetemi, non le sapevo. Quando mi sono recata in laboratorio, infatti c'era la biologa al mio fianco, diceva: ma sei diventata matta, Carmelina, perché dicevo questo no, questo, dammi quello. Ho fatto un mix ed è venuto fuori. Io ero gestita, non ero io, secondo me ero gestita, perché dopo mi dicono tutto quello che lui amava e io non sapevo tutte queste storie. È successo veramente dell'incredibile. Allora, nel mio palazzo abitava una signora. Un giorno io ero giù in cortile, stavo portando su delle bottiglie, al che questa signora mi dice: signora Novembre, vuole che l'accompagno? Dico: ma che carina, tanto gentile. Dico: va bene. Entra qui a casa e lei vede quella foto di Gustavo e mi dice: ma lei è un amante di Gustavo? Dico: sì, sto facendo delle ricerche, certo, mi piace da morire. Allora, e lei fa: io ho tanti oggetti, vuole un oggetto di Gustavo? E dico: ma certo, mi ha portato una campanella. E io, potete immaginare, è inutile dilungarmi, ero emozionata da morire. La mattina dopo la sento bussare, erano le 8 del mattino e mi vedo la signora e me la vedo arrivare con questa bottiglia e io, quando ho aperto la porta, dice: signora, sono Raffaella. Mi dice: io ho sognato mia mamma stanotte e mi ha detto alla signora Novembre, non la campanella, la bottiglia di Napoleone, perché lei la terrà sempre piena quella bottiglia. E si incontrava con Gustavo, la mamma di questa signora, lui ha materializzato la bottiglia con il digestivo. La mamma, nel sogno alla figlia, diceva: lei la terrà sempre piena questa bottiglia. Al che io mi sono attivata, ho creato un digestivo che, credetemi, è veramente buono, fatto di camomilla, la malva. Io poi sono lucana, tutte essenze che vado raccogliendo quando vado giù in Basilicata, e ho creato il digestivo. Ci troviamo ora in compagnia di Gino Ventura, dell'erboristeria Gino San, che ha avuto un'esperienza nel 2015, quindi... Il 20 giugno 2015, il giorno del suo compleanno. Il giorno del suo compleanno. Allora diamo la parola direttamente a lui, che ci racconta cosa è successo. Proprio nel mese di maggio del 2015, un signore di mattina, Arturo Bergante, entra in negozio dicendomi che aveva sognato Gustavo Rolle, che soltanto io potevo curare la sua patologia. Ma lui non sapeva che io Gustavo Rolle non lo conoscevo. Ho chiesto qual era la sua patologia
gli do tutta la cura, dopo 40 giorni è tornato così felice di questa sua guarigione e per riconoscenza mi ha regalato una bottiglia di vino, era del vino che collezionava Gustavo Rolle, e oltre a questo anche il libro Giordano, lo faccio vedere per immagini, conosciamo. Quindi, questo qui mi ha regalato perché mi ha detto che qual è la sua storia con Gustavo Rolle e ho chiesto se c'era qualche libro che io potevo conoscerlo meglio e lui mi ha portato questo. E dopo 3 giorni, finito di dare un servizio a una persona, mentre vado in bagno per mettermi a posto la cravatta, preso le chiavi che generalmente le metto qui sempre nella cintura, le metto sul tavolo. Come esco dal bagno, quindi mi trovo la sorella di queste chiavi piegate in due, che la possiamo vedere qui. La possiamo vedere qui, piegata. Completamente piegata. Completamente piegata. Mi sono domandato, ma che cosa è successo a questa chiave? Com'è possibile? Mi ricordo che mio figlio al mattino mi ha chiesto la chiave per andare in magazzino a prendere la merce. Allora ho pensato che lui avesse avuto delle difficoltà con la chiave, vado da lui e mi dice, ma io non, assolutamente non posso piegare una chiave di questo tipo. E ho detto a lui velocemente, guarda, capisco molto bene, fai una cosa, fai cadrizzarla, altrimenti non chiudo la porta per questa sera. E così lui ha fatto. Ma il mio pensiero rimane di chi è stato a spiegarmi la chiave. Al mattino ci incontriamo con mio figlio e quindi dice, papà, ieri sera, mentre tu sei andato via, mi ha dato l'occhio nel libro e ho sfogliato e ho visto che Gustavo Rolle faceva questi tipi di scherzi ai suoi amici. Scherzi ai suoi amici. Dico, non posso pensare che una persona che manca da 15 anni sulla terra, una persona morta, possa piegarmi una chiave. Io non posso credere a una cosa di questo tipo. E lui mi disse, perché non proviamo a chiamare Arturo Berganti? Vediamo cosa lui ci dice. Che sottolineiamo, Arturo Berganti è stato l'uomo di fiducia in casa Rol per 30 anni di servizio in casa Rol. E lui, quando ha sentito la mia voce, era molto contento, no? E gli ho raccontato la storia di questa chiave. E lui mi ha detto, certo che è stato Gustavo Rolle. E io sono rimasto lì. Vabbè, accetto questa cosa, ma dentro di me dico, vediamo questa storia dove va, no? Io non sono credibile con questa chiave, ho detto a mio figlio. Se me la piega di nuovo, posso credere che lui veramente ha questi poteri, che ce l'aveva sulla terra e se l'è portato nella vita oltre la vita. Una bella audacia, insomma, nel chiedere e domandare questa. Però mio figlio mi ha detto, ma no papà, non può ripetere. Sì, ma io cosa ci faccio con questa chiave? Non è che posso parlare di lui, no? Come faccio a essere credibile? E allora, in quel momento mio figlio è andato a fare una commissione, io sono rimasto da solo qui con questo pensiero di questa chiave. Allora ho pensato una cosa, ma io credo nella vita o tradita, ma bisognerebbe che lui la ripiega di nuovo, come San Tommaso. Sì, il doppio San Tommaso. Nel frattempo suona la porta, vado a servire una cliente, io chiudo il negozio alle ore 19. E come entro la porta, il primo intuito, guardo sull'armadio e vedo la chiave ripiegata di nuovo, quindi rimasto scioccato. Oddio, chi c'è qui dentro? Ti sei spaventato? Mi sono spaventato. Quindi concordi con noi, diciamo, alla fine di questo documentario proprio dedicato a Gustavo Rolle, con l'affermare che Gustavo Rolle resta sempre promotore di chi lo ama, di chi lo sostiene e di chi ha delle iniziative che a lui stanno a cuore. Esatto. Prima di concludere questo viaggio, ci sposteremo in un ultimo luogo distante da Torino, San Marzano Oliveto, in provincia di Asti. Siamo in grado di mostrarvi, attraverso i video e le immagini originali del luogo, interni ed esterni, dove Gustavo, insieme a Caterina Ferrari, alloggerà e festeggerà il suo 91esimo compleanno. Nel libro Rolle, Oltre l'umano,
di Giorgio Di Simone, viene descritto un episodio che accade nella villa del professor Giovanni Guasta. Il 21 giugno 1994 accade paradossalmente, ma non tanto, un nuovo fenomeno. Ne lascio il racconto alla signora Marisa Guasta. Nei primi sei mesi del 94, Roll si fa accompagnare da Caterina parecchie volte nell'Astigiano, a San Marzano Oliveto, a far visita all'amico professor Giovanni Guasta, che là si è trasferito da Torino. Un paesaggio dolce, una villa accogliente, l'ospitalità amorevole per l'amicizia che si è rinvigorita, fanno sentire Roll a suo agio e sempre di buon umore. Fa esperimenti con le carte, ma ne fa anche uno di nuovo. È il 21 giugno, l'indomani del suo 91esimo compleanno. Gustavo e Caterina sono lì a San Marzano da ieri. Hanno dormito nella villa e al pomeriggio si accingono a partire per far ritorno a Torino. L'amico, professore, si è dovuto assentare e Gustavo raggiunge l'auto, accompagnato da Caterina e da Marisa Guasta. Racconta Marisa: quando si è girato per entrare in macchina, si è afflosciato ed è andato a terra senza che potessimo trattenerlo. Roll pesava 80 kg e quando abbiamo provato a prenderlo per le ascelle per sollevarlo, abbiamo capito che non saremmo mai riusciti a tirarlo su. Le nostre forze erano assolutamente inadeguate. Eravamo preoccupate, agitate. Ci chiedevamo cosa fare, ma altre persone nelle vicinanze non c'erano. Lui ci ha calmate. Aspettate un attimo, ha detto. Provate quando ve lo dico. Un attimo ancora. E poi ho ordinato. Adesso. Noi l'abbiamo tirato su, ma senza nessuno sforzo. Si è raddrizzato come se fosse spinto dal di sotto. Ha esclamato. Si è ringraziato il Signore e si è fatto il segno della croce. Caterina, che negli ultimi tempi lo doveva aiutare a salire, a scendere dal letto, a vestirsi e svestirsi, dice che a volte lui le dava il comando. Adesso! E per qualche attimo pesava come un bambino. E allora rideva contento. Questo documentario vuole essere una breve sintesi della sua vita, una guida ai principali luoghi della sua esistenza terrena, impreziosita dalle testimonianze di chi l'ha conosciuto e dalle informazioni importanti raccolte su di lui. Questo è il nostro tributo gratuito, devozionale, per ringraziarlo di aver illuminato come una stella cometa le nostre esistenze. Grazie, Gustavo Adolfo Roll. Da parte di Giovanni Villa, Valentina Danelli, dagli amici, dalle persone che hanno contribuito a realizzarlo. Ah, dimenticavo, anche dalla vostra voce, che vi ha condotto attraverso l'impossibile.